Ma come sapete, a Milano in estate ci sono soltanto pazzi e celebrità. E anch'io sono andato a cercare Cage in agosto a Milano con l'idea di chiedere qualcosa a tutte queste persone che potevo incontrare, che non erano tanti, ma mi hanno dato un sacco di spunti che noi possiamo utilizzare per la nostra discussione. In questi incontri su Cage, questo qui era deciso di parlare di questa idea delle istruzioni, le partiture verbali o comunque di istruzioni che Cage sviluppò nella musica e poi soprattutto nel suo corso alla New School a New York. Il movimento Fluxus è venuto fuori con tanti artisti che hanno fatto tantissime opere che consistevano soltanto delle istruzioni. Forse quello più famoso, uno di quelli famosi, è quello di Yoko Ono, in cui ci istruisce di picchiare la testa contro un muro, chiudere gli occhi e ascoltare il risultato. E allora io vi racconterò queste idee che le persone famose in giro per Milano mi hanno suggerito e chiedo a tutti di reagire a queste cose, magari per arrivare. Prima persona che ho incontrato ero proprio nella piazza lì davanti a Italy e avanza verso di me un uomo anziano, piccolo, con gli occhiali grossi e ci guardiamo un po' così e poi mi rendo conto che è Alessandro Mendini, ma siccome lui non mi ha salutato, anche io non ho salutato, sono andato via un po', poi ho detto ma che stronzo sono, lui è più anziano di me, più famoso, tocca a me salutarlo, no? Dovrei essere quello che è più gentile. Io allora sono tornato da Alessandro e ho detto ciao Alessandro, e lui mi ha detto chi sei? Allora ho chiesto di cosa sono queste istruzioni in John Cage e lui ha detto istruzioni come evoluzioni della notazione musicale. Sì, in certo senso sarebbe così. Però per esempio adesso prendo spunto, siccome giriamo intorno, almeno per quello che mi riguarda, un pezzo al solo for sliding trombone, di cui vedete alcune parti attaccate, e è composto in questa maniera, diciamo, è tutta la parte di trombone che fa anche, può essere anche suonata da solo, è una parte, diciamo, orchestrale del concerto per pianoforte e orchestra del 1958. Allora, ogni parte può essere suonata individualmente oppure in gruppi piccoli di qualunque tipo oppure in combinazione con altri brani di Cage, quindi questo fa sempre parte delle istruzioni, ovviamente. In altri brani di Cage, come nel mio caso, io ho registrato insieme al Fontana Mix. Su Fontana Mix si potrebbe dire qualcosa che forse non c'entra con le istruzioni. Mm-hmm. Fontana Mix era... in un certo senso. Sì. No, Fontana Mix era un brano, c'entra coi funghi però. Fontana Mix era un brano per nastro, sono due nastri a due piste che durano circa 17 minuti e vanno eseguiti, possono essere eseguiti insieme su quattro altoparlanti, oppure usati anche in altro modo perché era sempre abbastanza libero sull'uso e sull'abuso dei suoi materiali. Il brano era stato creato registrando una marea di suoni, di voci, di suoni di generazione elettronica, perché questo è stato fatto nell'anno in cui Cage venne alla show raddoppia per vincere il premio finale sui funghi. E allora nel frattempo, fra un giovedì e l'altro, quando doveva rispondere alle domande, andava allo studio di fonologia della RAI, che era assolutamente sopra proprio,
lì lavorava e compose questo Fontana Mix, che era fatto di tantissimi materiali sonorici a voce. Infatti le voci che si sentono sono quasi tutte in italiano, perché prendeva voce a voce di Marino Zuccheri oppure la voce dalla radio, eccetera eccetera. Poi ha tagliuzzato tutti questi pezzi, li ha mescolati in qualche maniera. Qualcuno dice li ha mescolati, non so se tu sai qualcosa di più, tipo buttandoli per terra, aspirandoli con l'aspirapolvere e poi ritirandoli fuori uno per uno, può essere. Comunque, è un'espressione. Sì. E quindi, sì, può essere. E allora, e poi rincollandoli insieme casualmente, quindi viene tutto questo insieme. E il nome viene dal fatto che lui abitava nella pensione della signora Fontana, che fra l'altro avrebbe gradito avere una storia con lui, non sapendo che era omosessuale, quindi allora è andata male, però allora l'unica cosa che è riuscita a ottenere è il titolo di questo pezzo, che è rimasto molto più di una storia, insomma. Allora, in questo caso io ho combinato nell'esecuzione di cui forse sentiremo un po', forse non tutto, insomma, ho combinato come è possibile il brano per trombone della parte per orchestra del concerto del pianoforte orchestra del 58 con Fontana Mix, tutto lo stesso anno fra l'altro. E lì le istruzioni del pezzo sono abbastanza divertenti, perché sono tante istruzioni che poi possono essere interpretate in una maniera o nell'altra. Per esempio, sono una serie di pagine, parecchie, che possono essere eseguite tutte o in parte o nell'ordine che pare, o mezza pagina, quindi specialmente se si suona da solo non c'è neanche il vincolo del tempo, perché se si suona in orchestra quella è una bella pagina, sì, ce n'è anche una meglio che questa. Quando si fa in orchestra in generale si decide, una riga dura tanto, il direttore praticamente fa da orologio e allora va seguito in maniera più o meno proporzionale rispetto a quello che è scritto. Invece quando viene eseguito da solo ci sono queste cose. L'esecutore può scegliere le pagine, la parte delle pagine, l'ordine delle pagine, può anche non eseguirne alcune, eccetera. Quindi è una scelta molto libera. Poi un'altra cosa da scegliere, che vale anche nel caso dell'orchestra, è il fatto che non c'è l'armatura di chiave. Quindi uno può leggere una riga in chiave di basso, una riga in chiave di violino, una riga in chiave come vuole, anche saltando da una parte all'altra. E poi ci sono variazioni, vediamo quelle che sembrano note, diciamo le palline, che sono delle note che avranno un significato quando si sarà scelta la chiave, hanno un altro significato possibile sulla loro dimensione, cioè la pallina piccola, pallina grande, media, pallina grande, che è del tutto ambigua, perché a questo punto un simbolo piccolo può essere eseguito come pianissimo oppure come suono molto breve o tutte e due le cose, però anche solo una delle cose. E viceversa, un suono grande è un suono forte o un suono lungo oppure tutte e due le cose. Quindi io decido il suono grande, lo faccio suono forte però lo faccio breve, e il suono piccolo lo faccio breve ma forte. E quindi possono, due simboli assolutamente opposti, possono dare la stessa realizzazione. E poi ci sono varie cose, vari appunto, tipo di emissione, così infatti con un colpo di lingua duro, colpo di fiato, oppure urlando dentro. E poi ci sono altre cose che diventano un fatto scenico, soprattutto nel momento solistico, perché quando con l'orchestra il fatto scenico magari si diluisce un pochino. Per esempio il trombone lo si suona, ci sono cinque sordine diverse, quindi cambio di sordine, già quello può essere un po' caricato prendendo la sordina, mettendola in maniera un po' cerimoniale. E poi il fatto di smontare il trombone, si suona una parte solo col bocchino, poi si rimonta solo con la culisse, si smonta la culisse col bocchino nella campana senza bocchino, con un vaso di vetro, con una conch shell, con una conchiglia di questa polinesiana tipo. E quindi mescola urlare a un certo punto, oppure scegliere se urlare o abbaiare o fare una cosa forte, insomma c'è una discreta libertà nella scelta del performativa.
E quindi quando è da solo o con magari due o tre persone il fatto scenico diventa un pochino più evidente. È chiaro che nel caso di un'orchestra questo non è molto. Questo per le istruzioni, quindi sono istruzioni assolutamente precise e assolutamente ambigue. Girando per Milano, chiedendo questa domanda a tutti, ho incontrato un turista, anche americano, che ho chiesto sulle istruzioni, non mi ha capito bene, secondo me era un po' ubriaco, ho detto, non ho tempo per fare il terrorista io, non ho istruzioni, non sono una spia, eccetera, eccetera. Era molto arrabbiato, ma poi ho detto, no, voglio dire le istruzioni, non quelle che si autodistruggono dopo aver ascoltato un nastro, ma quelli per fare un progetto artistico. E lui ha detto, ma perché mi prendi? Ha detto, oggi tutto è fatto di istruzioni. E, oh, cazzo, ha ragione, perché in effetti pensi anche alle cose che faceva Cage, è un po' come una precognizione del digitale. Lavorando in un mondo dove i computer, a parte la fine della sua vita, ma non erano disponibili, pure lui, Tudor e altri si comportavano come se ci fosse un enorme cervello che avrebbe assorbito e avrebbe potuto eseguire le cose a volte ineseguibili. Direi che no, perché considerando un po' come il percorso di Cage, a parte la prima parte, quello, il periodo cosiddetto romantico, no? Fino agli anni, primi anni 50, in cui era molto tradizionale, almeno come concetto, non tanto come musica, ma come concetto, cioè compositore che scrive una cosa di cui si prevede che l'esecuzione sarà quella che ha pensato l'esecutore. La seconda, quella a cui appartiene anche questa, a cui appartengono tutti gli happening, tutte le altre, erano un po' più performativa e quindi spesso aveva, sì, poteva essere anche pensato, non so se c'era questa previsione o preconcezione del computer, ma, o di un mondo più grande che contenesse tutte queste cose. Ma è proprio l'idea che le istruzioni stesse Sì. possano costituire un'opera. Io credo che la parola, noi diciamo istruzione, la parola forse ancora più focalizzata e più centrale è dispositivo. È una parola che usa Cage e che ha usato anche Duchamp, credo. Dispositivo contiene la parola, no, disposizione, cioè Dispone, disporre, sì. quindi è l'istruzione in un certo senso. Però in Cage mi sembra che sia la costruzione di un dispositivo. Lui ha parlato anche di io sono come una macchina fotografica, cioè voglio costruire una macchina fotografica con cui tu puoi poi fotografare quello che ti sta intorno. E questa idea non credo sia tanto un problema di controllo che in Cage, anzi credo fosse il contrario, non è l'idea di avere il controllo su tutto, ma l'idea che tu abbia, e tu hai usato una bella espressione prima, una discreta libertà, hai detto. L'idea che tu possa avere una discreta libertà, cioè una libertà che sta dentro, ma lo diceva anche Stravinsky, Dentro un piano, sei libero quando tu puoi fare quello che vuoi dentro, sì, a un qualche sistema una ordinato. cornice, Poi sì. se te la costruisci tu, questo è il massimo della libertà, perché decidi tu. Però Certo. prima non so come sia venuta fuori la questione di Cracco, non so se c'entra con quello che racconti. Arriva, arriva. Perché la ricetta cos'è in fondo, no? Tu dici abbiamo tante. Vero. Viviamo nelle istruzioni e noi abbiamo bisogno di. Le istruzioni ci suggeriscono e quindi è un aspetto anche di libertà, non è soltanto Ma appunto, un quello controllo. che sto cercando di focalizzare è che appunto il secondo periodo, appunto, soprattutto, non quello dei number pieces finale che era già addirittura aveva un controllo abbastanza ben definito, sebbene con certi gradi di libertà, ma un controllo abbastanza definito sulla struttura dei pezzi. Cioè, ma nei pezzi degli anni 50-80, in cui i vari, insomma, Variation, questi qui, tutti i pezzi con le radio, lì c'era veramente quasi un ritirarsi dalle istruzioni, perché le istruzioni erano molto poche, alcuni pezzi quasi non le avevano.
e quindi c'era un po' una delega maggiore a chi avrebbe eseguito di darsi lui le istruzioni, perché poi chi doveva eseguire, se doveva buttare per terra quei lucidi di variation, poi devi sapere un po' cosa fare, no? Ti dice qualcosa e poi tu decidi tutto. Quindi c'è un passaggio, appunto una evoluzione, una involuzione del fatto dispositivo, così lo stiamo, e istruttivo, proprio in quel periodo. E quali anni sarebbe? Bah, questi sarebbero dopo, diciamo dopo il 58, questi sì, quelli 60-70. Io vi ricordo, ho fatto una cosa con lui negli anni 70, posso raccontarlo brevemente, è abbastanza divertente. Era a Roma in un teatro, eravamo 10 esecutori, è venuto Cage e Max Cunningham, che faceva quello che voleva per tutto il teatro. Gli esecutori eravamo sparsi per tutto il teatro, io ero sulle scale fra platea e galleria, un altro in platea, un altro in quel posto, uno addirittura fuori sul marciapiede. E il violoncellista, allora lui cominciava così, una cantante che cantava sul palcoscenico, immagino qualcosa tipo aria o comunque il periodo, Cage scriveva le parti per tutti noi, allora che si consisteva in un foglio con una riga e poi alcuni simboli simil note su questa riga. E ovviamente per Nino aveva il microfono a contatto, per cui mandava dei suoni, eccetera. E poi ci chiamavano uno per uno e ci dava la parte, noi tornavamo al posto e su quella parte la dovevamo interpretarla intanto. Comunque era abbastanza logico, c'era questa linea di una linea sola che poteva essere il registro medio, palline di sopra, palline di sotto, eccetera, eccetera. Ma dovevamo impararla a memoria, fare la nostra versione, impararla a memoria. Quando fossimo riusciti a suonare la memoria, il pezzo era finito e noi dovevamo andare sul palco. Poi siamo andati alla fine, siamo trovati tutti sul palco. Nel frattempo la cantante aveva cucinato un minestrone e poi c'era del vino bianco nei fiaschi, proprio una cosa molto italiana anni 70. E abbiamo mangiato questo minestrone che era pessimo. E bevuto il vino e così è finito il pezzo. Allora qui c'è, ecco, questo tipo di istruzione che è stato giusto verbale, minima, stavolta riguardava non tanto fai questo e fai quello, ma tanto impara questo. Cioè traducilo intanto in una tua versione e poi imparalo. Il meccanismo di imparare è la cosa più importante, perché dava la durata del pezzo e anche la tua interpretazione, come si fissava sul... Ecco, questo era un altro... Ecco, per questo dico, in quel momento le istruzioni erano molto meno, si stavano diluendo. Poi sono arrivati a una specie di meta livello. Sì, però poi dopo, quando ho cominciato a fare i number pieces, era semplice, c'erano i brackets, cioè ognuno doveva cominciare un suono. Allora, un suono che doveva essere cominciato fra un certo tempo e un altro e terminato fra un certo tempo e un altro. E quella era l'unica istruzione. E quindi per tutti i pezzi della fine, erano parecchi, con varie versioni, eccetera, c'era questa sola istruzione. E poi ovviamente lì però c'erano gli organici fissati e tutto, quindi era ridiventato un pochino più serio. Serio nella strutturazione dell'organico. Ma dicono che io mentre dormo suono qualcosa, sembra che sogno di suonare, anche se non mi ricordo mai di farlo, ma batto il tempo come ogni pessimo musicista. Le mani si agitano, però non canto. Credo che è come se fosse l'unica memoria che ho di queste cose, è un po' come una mappa, così che io ho un'idea di dove questo pezzo deve andare e non riesco mai a arrivarci. E questa cosa mi fa pensare nel sogno, io sono più l'ascoltatore che l'esecutore alla fine.
Ma queste istruzioni alla fine non sono più per chi ascolta rispetto a chi suona. È importante quando ascolto questo pezzo leggere cosa hai letto anche tu. Sì, però a volte può essere invece soltanto la sorpresa. Cioè il fatto che questo pezzo è strutturato con istruzioni, tu non sai se ha dato veramente istruzioni, per esempio, di azione scenica per il pezzo. Sì. O l'azione scenica viene dedotta semplicemente da un meccanismo, tipo smontare lo strumento e rimettere lo strumento. Allora, io credo che sia importante che no, lo spettatore non le sappia, non preveda queste cose. Mm. E quindi che sia una sorpresa, sia anche una versione possibile, perché se leggesse, se sapesse l'istruzione potrebbe dire: ah, ma io avrei fatto così. Può essere un gioco anche questo, però non... Però è strano che tutto Flux si muove in quella direzione, precisamente, e che non va insieme a quello. E non era più Flux di tanto. Che pure è nato proprio lì sotto sì. Il suo... Beh, lui ha sempre negato, eh? Lui ha detto... Un padrino. Fluxus era più anarcoide, no? Sì. E invece Cage non è mai stato un anarcoide. Mm. Lui ha sempre considerato il niente, il nothing, come un concetto molto più metafisico, molto più forte, che non il nulla nichilista. Lui si è sempre un po' dissociato da quando gli dicevano che lui era quello che il genitore di Fluxus, quindi ci sta questa cosa. Loro tutti giurano. Per loro hanno studiato quasi tutti, avevano studiato con Cage. È curioso, però sai, è curioso questa cosa. Però Yoko Ono ha insegnato a Cage a mangiare macrobiotico, quindi questo può essere, vedi che lui ha preso qualcosa da Fluxus al contrario. Sì, perfetto, ma non c'era cracco. Vabbè, io ho incontrato tante persone, sono un po' lunghe queste storie anche, ma vediamo. Sì, proprio Cracco e Maurizio Catalano ho incontrato sulla strada vicino allo studio, che si sono scontrati in bicicletta. E erano per terra, che per fortuna ridevano così. Forse è la prima volta che si sono incontrati, ma comunque subito gli ho chiesto cosa vogliono dire le istruzioni nell'opera di John Cage. Mentre cercavano di alzarsi. Ma erano subito d'accordo, hanno detto istruzioni come parodia della disumanizzazione tecnologica. Beh, loro sono artisti, ma... Parodia per queste cose... Istruzioni come parodia della disumanizzazione tecnologica. Non c'è parodia qui. No, non credo parodia, sono molto convinto di quello che... Cioè, era ironico sicuramente, ma non parodico. Vabbè, questo ci dà la misura di questi due personaggi, sì. Catalano e Cracco. Così, ma sai, a Milano in agosto, sì, quello che passa il convento è quello che è così. Secondo me Cage, anche per il concerto del Lirico, le interviste che ha lasciato dopo, non era per nulla ironico. Cioè, dopo anche alla Water Music, che è un pezzo dove tutti ridono perché lui ha fatto questo, ma vuol dire gli altri ridono perché sembra una roba comica. Ma c'è chi percepisce la cosa con questa intenzione? Sì, ma la sua intenzione non è per nulla comica. No, comunque. No, non comica. Ma neanche ironica. No, invece trovo di sì, perché quando per esempio ha fatto il pezzo che ho visto alla Sciora Doppia di una certa età, quindi l'ho visto. Che ha fatto il pezzo con la scarabana, la bacinella, Water Walker, aveva detto, perché io c'è l'acqua e io cammino. E beh, questo non è una cosa, è un po' ironico, no, se vogliamo. Poi che dopo, quando la si è solidificato, si è istituzionalizzato, si è diventato Water Music, eccetera, ma in quel caso era Water Walk, e dice c'è l'acqua e io cammino. Ecco, ma è quello dove butta le palline, sì. Per la radio, c'è tutto.
nella versione americana. Questa era la versione. Non è per niente, spiega il significato di questa cosa, mentre la gente ride, il presentatore, come mai buongiorno, lo prende un po' in giro e lui impassibile e soprattutto non... Beh, però anche questa è una forma di ironia. Sì, no? Beh, sì, cioè tutto è ironia, cioè allora lì si aggroviglia il tutto, però nel momento è tutto ironico anche. Cioè. Beh no, però qui l'occasione dell'ironia è estremamente forte, cioè tutto ironico, va bene, però in questo caso fai una cosa del genere. Secondo che me gli altri erano. Per esempio, in un'altra intervista, mi sembra che con Mike Buongiorno lui ha detto non la turba che ridono, e mi sembra che lì lui rispose: I think that laughter is preferable to tears. Yeah. Vero? Sì. No, ma come quando fa 4:33. Quello che era i rumori d'intorno, i rumori anche del pubblico che rumoreggiava e se ne andava, quindi per lui va bene, ma non è solo casualità, è chiaro che c'è una certa ironia in questo, a presentare come concerto una cosa in cui poi sarà il pubblico che fa il concerto. L'ironia non è divertimento, l'ironia è una visione, è vedere la forma negativa di qualunque cosa tu guardi, cioè trovare in quella cosa anche il suo aspetto negativo, strada, quindi non può non essere anche esplicita, ma certo, come tu ti comporti, concettualmente sicuro che Cage fosse più in grado, anzi, è quello che diceva, è sempre più un meta qualcosa quello che fa lui. Sì, no? Quello che quelle poche volte ci ho parlato, c'era sempre questo atteggiamento un pochino di dire e non dire, suggerire di una cosa per l'altra. Si sono alzati, Cracco? Un po', sì, loro si sono... sono andati al bar, credo, anch'io, perché avevo fame, però a questo punto ero un po' stufo di incontrare celebrità, così sono andato al ristorante, ho guardato prima di entrare, ho chiesto che mi trovassero una stanza dove non c'era nessuno che conoscessi, perché nella prima stanza, cavolo, ho visto proprio, c'era Francesco Bonami che guardava il telefono, sua moglie probabilmente era in bagno, così. Comunque, prima di assentarmi da quella stanza, ho chiesto a Francesco queste cose e lui mi ha detto: istruzioni come chiavi d'accesso all'inaudibile o invisibile, che sembra molto da critico d'arte, però questo il fatto che forse con le parole posso indurre qualcuno a immaginare qualcosa che non è suonabile, oppure anche a capire qualcosa che è suonabile, capire magari se c'è un senso più complesso o diverso da quello che appare a prima vista, può essere. Questa è l'istruzione per il pubblico, però. Ma per il performer, per esempio, sì, non ti capita mai di trovarti in una situazione di questi pezzi in cui dici: questo è impossibile, non lo posso suonare come... Molte volte. E quello allora è un momento in cui tu potresti anche immaginare come sarebbe se l'avessi fatto, ma non, fisicamente non riesci a farlo. Sì, sì. Quindi è una comunicazione trascendentale fra me e il compositore. Lui, esatto, ha idea di come sarebbe venuto, io ho idea di come lui avrebbe voluto, però viene fuori un'altra cosa. Allora, Bonami, mica scemo. Penso che io caso scrivevo una cosa per Claudio Perani che si chiamava Inaudito, che la musica che non si può suonare, si può solo immaginare. E quello non è lontano. Comunque non mi sono seduto lì con Bonami perché basta. E invece nell'altra stanza sentivo un grande rumore di due donne che si stavano proprio quasi picchiando. Ho detto: forse questo è dove volevamo andare. E infatti era Brigitta Boccoli che lottava con Lara Orfei, il circo, ma sì, io sono sempre stato un enorme estimatore della mamma di Lara, no? La Moira,
perché secondo me era un personaggio veramente altro che questi artistuccoli e critichini. Quelli sono persone con un spessore. Personaggio unico, certo. Sì, veramente. E allora ho parlato a lungo con loro, che erano sorprendentemente ben informati su queste cose, e mi hanno detto, alla fine, che era un po' come con gli elefanti, comunque, ma dice, istruzioni come esercizio zen di distrazione per mettere l'ego fuori uso. Ma più che già di questo non c'è nulla. Ma vabbè, ti ho detto, queste sono persone incolardi, sì, di un certo peso, no? Ecco perché Music Circus. Probabilmente Cage aveva sicuramente dei contatti con la famiglia Orfei. È nato da lì, è sicuro. Si spiega tutto. Magari con Barnum. Ma non è un po' una formula troppo accettata questo? O è veramente così? Io credo che anche nel concetto di istruzione, perché queste istruzioni sono sempre interpretabili in maniera varia, quindi per quanto siano che lì c'è una pagina intera di istruzioni per spiegarti come devi usare i suoni, e a volte mi sono trovato avanti con dei brani in cui le istruzioni occupavano più spazio della musica, perché c'è una pagina e tre di istruzioni. Allora credo che come intenzione siano abbastanza sincere nel volere spiegare qualcosa, ma forse quello che poi succede è che riescono a deviare un pochino. Beh, anche lì le istruzioni di Cage sono abbastanza ambigue per questo, e quindi volutamente, perché, e quindi spesso c'è anche questo fatto che quello delle istruzioni può essere un gioco a parte, indipendente dal pezzo. Già, l'istruzione può essere una composizione di suo, proprio per quello che diciamo può indurre a fare e per quello che può indurre a equivocare, e quindi per come può essere interpretata, perché l'istruzione sempre dovrebbe essere un mezzo per interpretare chiarissimamente, ma non lo è mai. Ma non è a volte che questa preponderanza di controllo che ci vuole finisce per negare qualsiasi impulso di espressività, di lirismo, che è proprio quel che lui vorrebbe, ma se io faccio questo solo per basso, che devo tenere in mente tutte queste seconde cose che devo contare, eccetera, alla fine non è che suono una nota o una frase così, sono già fortunato che mi vengano fuori quelle note. Questa è una delle tare di un certo tipo di musica. Per quello in cui alla fine c'è tutta una sovrascrittura, spesso, io lo chiamo così, che cioè si danno molte istruzioni, si scrive molto complicato per ottenere poi un risultato che non è. Preferisco la sottoscrittura. Saresti d'accordo che il performer deve cercare di superare, sì, questo sempre, sempre, sì. Non si rende. No, certo, assolutamente, se no vabbè, radiamo questo famoso computer, lo fanno. È troppo complesso e troppo ineseguibile. Io credo che Moira sarebbe completamente d'accordo se fosse qui con noi oggi, ma non so. No, per concludere vi posso raccontare la volta che ho conosciuto Moira Orfeo, quando hanno appena cominciato con il pendolino. Pendolino. Io ero a Firenze, ero con un cane labrador, un cane grande, e come sempre salivo sul treno con cani senza biglietto, e in quei tempi si usava fare questo. Solo che in quel treno, se non avevi una prenotazione, e non c'erano animali anche, e il controllore voleva mettermi giù, non so, a Rocco Bilaccio o qualche posto così. A un certo punto questa regina, che era seduta lì vicino, ha chiamato il controllore e ha detto, ma lasciali stare qua, così.
Io non sapevo chi fossi, no? Ho detto, signora, grazie mille, grazie per avermi aiutato a vedere. Lo so com'è, io viaggio con gli elefanti.